Questa mattina i volontari del Radio Club Mistral sono andati a donare il sangue presso la DVS, accompagnati dall'assessore Giovanna Piaia. Assessore Piaia, allora, la donazione del sangue è un'altra faccia del volontariato. Come risulta oggi, bisogna interrogare anche il volontariato, perché ogni associazione ha una propria motivazione, una propria vocazione e tende a curare il proprio interesse specifico. Saper osservare anche i bisogni di altre associazioni e soprattutto sapere leggere quello che è il bisogno sociale è un'iniziativa che va stimolata. Vede, come oggi abbiamo interrogato un'importante associazione del nostro territorio, importante perché ha un'adesione numerica che supera il centinaio di volontari. Averla interrogata su questo problema specifico dell'emergenza, fra virgolette, sangue, così come si sta determinando nel nostro territorio, ha significato rintracciare un numero di volontari che ancora non si erano disposti a donare il sangue e quindi abbiamo creato una proposizione nuova di adesione. Daniele Rotatori, presidente dell'Associazione Volontari di Ravenna Mistral, da dove nasce questa iniziativa? Dunque, questa iniziativa è nata grazie a una richiesta della DVS per una carenza di sangue nella nostra provincia. Come presidente sono doppiamente orgoglioso di far parte di questa iniziativa, anche perché sono stati proprio i volontari stessi a chiedermi di partecipare a una donazione di sangue. Quelli che vedete sono tutti nuovi donatori, perché già altri volontari dell'associazione, che conta ormai 150 unità, sono già da tempo donatori della DVS. Stefano Monacelli è il dottore responsabile della raccolta. Quali sono i dati della raccolta di sangue a Ravenna? Sì, Ravenna rimane una delle province che ha il più alto indice di donazione di sangue. Infatti siamo sul 6 per 1000 sulla popolazione residente, cioè ogni 1000 abitanti 6 sono donatori di sangue. Purtroppo diciamo che rispetto ai consumi c'è la tendenza a un certo calo, per cui le richieste diventano a volte maggiori della disponibilità.